Buongiorno, è lunedì 15 maggio, sono a Modena, sto in un'azienda fantastica che si chiama Concord, una di quelle grandi aziende italiane che non si conoscono e che fatturano quasi 1 miliardo di euro in ceramiche, insomma la grande Italia che paga i conti per tutti quanti noi. Cosa c'è scritto oggi sui giornali? Direi che ci sono molte notizie di politica estera, le solite notizie di politica interna italiana, però io vi voglio sottolineare un solo pezzo, un pezzo scritto oggi dal Corriere della Sera, che secondo me è il pezzo più importante della settimana e che converrebbe, sul quale converrebbe ragionare. Allora, voi sapete che con grande ritardo si stanno mettendo a posto tutte le questioni per il G8 che si terrà in Sicilia a Taormina. Il pezzo di oggi sul Corriere della Sera che cosa ci dice? Ve lo dico con dettaglio perché è la cosa che più mi ha fatto riflettere su come funziona le nostre città. Per una settimana, secondo la polizia, secondo un decreto della polizia, sarà fatto divieto di fare sbarchi nei porti siciliani. Il decreto del capo della polizia Di Gabrielli. Avete capito bene? Per una settimana non potranno sbarcare in Sicilia i profughi. E quindi cosa succede in questa settimana? Li facciamo affondare? Muoiono? Insomma, secondo la logica dei nostri buonisti, che cosa succede in questa settimana alle centinaia, le migliaia di persone che in genere cercano di dar salvezza in Italia? Oppure, altra domanda, se non sbarcano nei porti siciliani, dove sbarcheranno questi profughi? A Malta, a Tunisi, in Spagna, in Francia, esattamente quello che noi abbiamo sempre detto, cioè per quale motivo saranno soltanto gli italiani, soltanto i porti italiani ad accogliere i disperati che vengono dall'Africa? Ma la cosa incredibile è il Marchese del Grillo, cioè se arrivano a Taormina gli 8 uomini più potenti della terra non si può sbarcare. Allora mi chiedo io, per la sicurezza di 8 persone e dei loro entourage non si possono fare gli sbarchi? E non è populismo, e per i milioni di italiani, siciliani, italiani, che invece tutti i giorni a che fare con questi immigrati, si può sbarcare? E ancora vi chiedo, cosa ci hanno detto fino ad ora? Ci hanno detto che gli immigrati non portano delinquenza, che gli immigrati non portano terrorismo. E perché invece in questa settimana abbiamo questa presunzione che gli immigrati che non portano terrorismo, che non portano delinquenza, non possono sbarcare come sempre avviene in Sicilia in tutti i giorni dell'anno? Cioè, mi viene veramente da ridere. Allora, o sono pericolosi per il G8 e allora sono pericolosi per tutti gli italiani, o portano delinquenza per il G8 e loro lo portano per tutti gli italiani, o non portano decoro alle isole siciliane, quindi vogliamo far finta che non ci sia, tutto vada bene in Italia. Oppure io invece saprei che avrei fatto, avrei portato i membri del G8, li avrei portati tutti quanti a vedere cosa succedeva nei porti della Sicilia in questo periodo, così si sarebbero resi conto di quello che sta succedendo in Italia, che è diventata una specie di portaerei, oppure come possiamo dire un grande traghetto degli immigrati disperati in Europa. Invece no, noi non li facciamo arrivare in questo mese in Italia. E certo, come dice Lorena, c'è il G8 e quindi tutto deve funzionare bene. È come una specie di Versailles, quella che troveremo a Taormina, in cui tutto intorno si soffre, ma per quella settimana si sta bene. Io la trovo una cosa allucinante. Altre cose di giornata, la cosa fondamentale è che la signora Merkel stravince in una regione che vale poi 18 milioni di abitanti, quella di Colonia, di Düsseldorf, che è il Nordrhein-Westfalia, e strabatte, titolo favoloso oggi azzeccato del Fatto, Schulz capo. Caput, il capo era come era stato soprannominato da Berlusconi, perché era un grande nemico di Berlusconi quando era al Parlamento europeo, questo Schulz, che prende una batosta pazzesca nella regione in cui lui era forte. Il Cavaliere oggi fa un'intervista al Foglio dove dice varie cose. Intanto la prima, che a me piace ovviamente, perché dice la destra deve essere come un arbitro, far applicare le leggi ma non influire sul risultato. Questa è un'idea, diciamo, ben sintetizzata di quello che dovrebbe essere il pensiero liberale. Sulla Boschi fa bene anche in questo caso, il Cavaliere dice: io vorrei che le inchieste venissero fatte in silenzio. Lo dice anche per una sua nemica, perché certo non è un amante del governo di Renzi e del governo Boschi, però ha un atteggiamento garantista nei confronti di un amico. E su Renzi dice una cosa tremenda: da una parte difende la Boschi, dall'altra però su Renzi dice con grande semplicità:
È come Achille Lauro, il grande diciamo, capitano napoletano che distribuiva una scarpa prima delle elezioni e dava la seconda se veniva eletto. Però a differenza di Lauro, Renzi le elezioni non le vince. Insomma, una bella batosta a Renzi da parte del Cavaliere che sembra proprio che non vada d'accordo. Il Corriere, il Repubblica apre a tutta pagina con un pezzo di Andrea Greco, Ghizzoni parla Repubblica. Come sempre, quando i banchieri parlano non dicono nulla. E in questa regola viene rispettata anche da Ghizzoni nei confronti della Repubblica, perché l'unica cosa che dice è non si può mettere in mano ad un privato la tenuta di un governo. Sostanzialmente dice: se la Commissione mi chiama parlo, ma se non mi chiamano io non parlo, perché non si può mettere in mano al privato la tenuta di un governo. Mi sembra una frase un po' incredibile, perché questo privato ha fatto per anni il grande banchiere, e nelle mani di un privato, anche se banchiere, c'era la storia e la vita di tante aziende e anche dei governi nel passato. Ghizzoni insomma non parla. Salvini vince, come vi avevo detto, le primarie, c'è scritto in tutti i giornali, anche se non c'ha lo stesso spazio comprensibilmente delle primarie vinte da Renzi, perché la partita, anche se vince con l'80%, era molto giocata. Il dato fondamentale è che su 15.000 iscritti della Lega votano per Salvini in 7.000. Il giornale titola Bossi fuori dalla Lega, perché Bossi non ama la deriva non populista di Renzi, o forse anche quella, ma soprattutto l'idea che Renzi non faccia più un partito del nord, ma un partito del nord, della nazione, che non ama, cosa che non ama assolutamente il vecchio leone Bossi, che forse potrebbe uscire, dice, dalla Lega. Bellissima, anche se per addetti ai lavori, la risposta di Tini Andreatta, la capa della fiction, che risponde a Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. È una lettera in cui dice: caro Gian Antonio Stella, mi diverte molto che hai messo questa battaglia tra me e la signora Celentano, perché non voglio utilizzare la sua fiction sul gioco d'azzardo. Perché Tini Andreatta scrive una cosa molto banale: io ho fatto delle fiction fichissime che hanno un grande risultati di ascolti, quella fiction è semplicemente fatta male, e il fatto che tu racconti sempre come queste sono due donne testarde una contro l'altra con veleno, la Tini Andreatta se ne dovrebbe occupare, la vostra componente femminista del Corriere della Sera, quella della 27esima ora. Scialba la notizia e la risposta di Stella, che se la poteva anche risparmiare. Il titolo più bello, più incredibile, quello di Libero, ed è il seguente, leggo testualmente: Renzi e Boschi non scopano. E il tema riguarda il fatto che non sono andati Renzi e Boschi a spazzare le strade, come ha fatto per esempio il ministro Madia, come ha fatto Orfini. Ci sono le foto di loro per la settimana, per il giorno della pulizia a Roma, questa manovra di propaganda del Partito Democratico che vuol dimostrare che Roma può essere pulita, mentre questo non lo sta facendo il sindaco del Movimento 5 Stelle, Raggi. Devo dire che il titolo è di quelli veramente a doppio senso straordinari, come soltanto Giuliano Vittorio Feltri può accadere. Favoloso il pezzo di Roberto Perotti, seguitelo sempre. Roberto Perotti era quello che aveva detto: io sono per l'euro, però bisogna ragionare su quali sono le motivazioni del non euro. Beh, il pezzo di Perotti oggi sul piano Juncker, che ci hanno fatto due palle così su questo piano Juncker, che avrebbe dovuto attivare 330 miliardi di investimenti in Europa. Dice: è un flop, una cialtronata, è una stupidaggine assoluta, non ci crea nessun vantaggio, e non una scuola è stata finanziata con quei soldi. Devo dire grandissimo Perotti, perché sempre coi numeri e con solidità racconta nei fatti l'inutilità di questi grandi burocrazie europee che fanno proclami da prime pagine dei giornali, ma che poi alla fine non portano da nessuna parte. Vi do un saluto e vi do appuntamento, come sempre, alla zuppa di domani e alle notizie della giornata. Ciao.